È arrivata la risposta da parte del TAR Lazio in merito al GSE. Era stato annunciato che il GSE aveva fatto appunto una causa al comune di Frossasco per quanto riguarda l'impianto che era stato creato nei tempi del 2012 al bivio di Frossasco, un impianto grande, un impianto da 1 MW, che però c'è stato un ricorso appunto da parte del GSE, cosa che come comune abbiamo cercato fin da subito di tutelarci in questa, per evitare il peggio. Abbiamo fatto quindi la richiesta dell'istanza di domanda cautelare per una sospensiva, ma questa è stata respinta. È stata respinta con delle motivazioni che riassunte si parla di elusione di normativa. Questa elusione di normativa è una cosa pesante ed è una cosa che speriamo di, come stiamo facendo fin da quando abbiamo avuto questa risposta, tutelare il nostro comune. Questo è il nostro obbligo e questo è quello che dobbiamo fare in tutto e per tutto. Sarà una cosa dove dovremmo fare in tutti i modi. Ricordo un verbale di un consiglio del 2012 dove appunto l'oggetto era l'acquisizione della proprietà dei terreni occorrenti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in zona bivio in questo comune. Provvedimento in merito. C'era una maggioranza e una minoranza. La maggioranza era composta da Cuccolo, Macello, Mazzarella, Grosso, Castellino, Zambon, Tocco, Ferraro, Fini. E poi c'era una minoranza composta da Caggiano, Lima, Comba e Dora. Proprio in quel consiglio la minoranza si esprimeva dove, vado a citarlo perché sono delle note importanti, dove sentita la dichiarazione di voto del consigliere dottor Caggiano, il quale a nome del gruppo consigliare di appartenenza dichiara di non condividere il metodo utilizzato dall'amministrazione comunale per raggiungere il risultato sperato. Fa notare che la normativa è cambiata nel mese di dicembre 2011 e che le varie problematiche non sono state affrontate a regola d'arte. Il voto del gruppo, pertanto, è contrario. A questo punto i consiglieri Caggiano, Riva, Comba e Lora si assentano dalla sala. Quindi questi consiglieri non hanno votato questa cosa perché era già stato individuato in più fasi che questa cosa qua poteva avere dei problemi. Problemi che adesso sono emersi. Cosa si prospetta? Perché è giusto anche sapere di che cosa si prospetta questa cosa se mai avessimo dei problemi legati al... Adesso si andrà in Consiglio di Stato per cercare di difendere il nostro comune, quindi ci saranno diversi atti da valutare. Il comune nella peggiore delle ipotesi rischia il dissesto per dei numeri che sono importanti, perché si parla di 2 milioni e mezzo o 5 milioni di euro. Queste cifre, da un rapido calcolo, sperando sempre che la cosa non si arrivi a quel punto, significa che il comune per circa 30 anni dovrà applicare le tariffe massime di tutto quello che c'è, quindi IMU, tutto quello che c'è andrà al massimo. Il discorso del pulmino dei nostri ragazzi, comunque viene utilizzato, se adesso ha una cifra, supponiamo 10, mentre il costo è 30, per le famiglie il costo sarà 30, perché il comune non potrà più
fare e quindi entrare su queste dinamiche. Quindi saranno delle problematiche serie e che comunque dureranno per un periodo, come ho detto, lungo. Oltre a questo, nell'immediato il comune aveva in previsione 3 assunzioni, tra cui un cantoniere. Molto probabilmente non sarà fattibile, quindi passeremo la nostra estate probabilmente con un solo cantoniere. In questa sede chiedo già fin d'ora di valutare quelle che potranno essere le opere di volontariato, quindi se ognuno riesce a spazzare e arrivare a tagliare l'erba davanti al proprio cortile sarà cosa ben, ben lieta, e fin d'ora ringrazio per questa cosa perché si potrà arrivare lì. Investimenti, noi abbiamo 380.000 euro di avanzo di amministrazione, indicativamente le cifre possono essere quelle, probabilmente saranno bloccate, quindi non ci saranno investimenti da fare, non è che non ci saranno, perché c'erano e si volevano fare per i nostri ragazzi, sulle scuole, tante cose che ad oggi però probabilmente non si potranno fare e non si riusciranno a fare perché siamo in questa situazione, una situazione molto triste, lo dico, e difficile da gestire, una situazione in cui nessuno, penso, voleva arrivare, anche perché poi sarà una cosa che tutti i cittadini faranno delle valutazioni su questa vicenda e tutti forse porteremo delle conseguenze, perché se non ci saranno dei servizi, mancherà questo, mancherà quell'altro, sarà difficile da gestire. Io spero di riuscire a difendere per l'ennesima volta il comune da questa situazione, perché è quello che tutti vogliamo, seppur sia già stato manifestato in precedenti consigli, come quello del 2019 dove la minoranza era uscita su determinati atti. Mi dispiace, 2012. Quindi mi dispiace oggi essere in questa situazione perché il debito può essere molto molto alto e quindi ci troviamo in una situazione difficile da gestire fin da oggi. Probabilmente si andrà avanti su quello che è l'ordinario. C'è la buca è pericolosa, allora si riempie la buca, ma non difficilmente si potrà fare altre valutazioni, discorso associazioni, i contributi, sono tutte cose che probabilmente dovranno essere ridotte se non annullate. È tutto in fase di valutazione, però ci tenevo comunque a fare questa comunicazione perché è una comunicazione importante e che anche per i nostri cittadini devono sapere qual è lo stato attuale del nostro comune e se si chiederanno come mai non vengono fatte determinate cose, un motivo ci sarà e quindi ci saranno le spiegazioni.